Petrolio e occupazione, oggi 2 ore di sciopero dei lavoratori dell'indotto in presidio davanti il centrolio di Viggiano, chiedono il rinnovo del contratto. Frana di Pomarico, in arrivo il piano per garantire un nuovo alloggio alle famiglie sgomberate, l'annuncio della regione. Dopo l'accordo nazionale anche in Basilicata, primi segnali di un'alleanza PD 5 Stelle. Intanto acque agitate nel centrodestra lucano dopo le bordate del leader di Idea Nicola Benedetto, che ha parlato di poltronificio. Nuovo stadio a Potenza, Caiata spinge sull'acceleratore in una conferenza stampa, annunciate le prossime iniziative. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV, lo avete sentito dai titoli, in apertura nel nostro TG di oggi parliamo di petrolio e occupazione, oggi 2 ore di sciopero dei lavoratori dell'indotto in presidio davanti il centrolio di Viggiano, chiedono il rinnovo del contratto, finora però la trattativa è andata a vuoto, sentiamo tutti i dettagli da Alessandro Panuccio. Una trattativa durata a lungo ma senza alcun risultato, tant'è che FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero con presidio e assemblea permanente davanti al centrolio di Viggiano dalle 11 alle 13. Alla base della mobilitazione c'è la rottura della trattativa circa il rinnovo del contratto aziendale per i lavoratori della RT Polidisciplinare, Officine d'Andrea, Elettra, Rammeccanica e GDM. Trattativa ripresa nelle ultime ore che però, dopo oltre ben 8 ore, non ha portato alcun avanzamento circa le richieste sindacali già ampiamente discusse nei tavoli in precedenza. Di qui lo sciopero per la tutela del lavoro e dei lavoratori. Siamo stati qui a un incontro in Confindustria con un raggruppamento temporaneo di imprese che assicura la manutenzione al centrale di Viggiano per cercare di terminare una trattativa che va avanti ormai da mesi, che riguarda il premio di risultato, il PDR, la contrattazione di secondo livello di queste aziende. La delegazione sindacale ha cercato di mettere sul tavolo ogni possibile mediazione per far sì che l'accordo si chiudesse senza ulteriori contraccolpi. Al termine di questa riunione, inspiegabilmente a nostro avviso, le aziende hanno arretrato bruscamente rispetto a dei punti già verbalizzati nei precedenti verbali e dati per la delegazione sindacale come acquisiti. E in quel momento il tavolo inevitabilmente si è rotto, si è interrotto molto male e oggi c'è una proclamazione di sciopero con un'assemblea che stiamo tenendo proprio in questi minuti davanti al centro Oli per concordare con i lavoratori quali sono le ulteriori azioni da mettere in campo per far sì che queste aziende si ravvedano e diano la possibilità ai lavoratori di partecipare agli utili che loro fanno tramite l'opera che loro prestano. E ora parliamo della frana di Pomarico, in arrivo il piano per garantire un nuovo alloggio alle famiglie sgomberate, l'annuncio è della Regione Basilicata, sentiamo i dettagli da Celestino Benedetto. Proseguono le attività della Regione Basilicata a favore della popolazione di Pomarico, colpita dalla frana che lo scorso gennaio ha provocato il crollo di numerose abitazioni, sia attraverso l'attività del commissario straordinario per l'emergenza, nella persona del dirigente dell'Ufficio Protezione Civile, sia attraverso ulteriori attività del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. Per definire il fabbisogno finanziario necessario a garantire un nuovo alloggio alle famiglie sgomberate, la Regione sta definendo d'intesa con il Comune un piano specifico di intervento che prevederà la realizzazione di nuove abitazioni o il recupero e adeguamento strutturale e funzionale di abitazioni esistenti da acquistare. Oltre alle attività di assistenza alla popolazione, svolta anche attraverso l'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione, la Regione si è fatta promotrice della sospensione del pagamento delle utenze dei fabbricati sgomberati. Proseguono intanto le indagini per lo studio del movimento franoso necessario a ridurre il rischio residuo e a ripristinare la viabilità interrotta dalla frana, nonché per consentire eventuali azioni a tutela della pubblica e privata incolumità nelle more della esecuzione degli interventi.
Presentata stamane in una conferenza stampa una proposta di legge del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giovanni Vizziello sull'acquisto della prima casa. La proposta prevede misure di sostegno e di agevolazione finanziaria per l'acquisto di un'abitazione per giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e nuclei familiari con almeno 3 figli. L'obiettivo, ha detto il consigliere Vizziello, è di potenziare l'Istituto Famiglia, riattivando anche il settore dell'edilizia. Fa fatica a svuotarsi la baraccopoli di Matinelle. Il numero dei migranti che si è trasferito nel centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio è salito a 200. Il dato è emerso a margine del tavolo regionale sull'anticaporalato in prefettura Potenza, indetto per fare il punto sulla gestione dell'accoglienza migranti. E Pietro Simonetti, del coordinamento tavolo nazionale anticaporalato, ha anche fornito aggiornamenti circa lo stanziamento delle risorse per finanziare i progetti di contrasto al fenomeno, giudicando positivamente il trasferimento dei migranti presso il nuovo centro di Palazzo, il completamento di quello di Scanzano e le misure transitorie adottate per assicurare un tetto e i servizi per il dopo Felandina. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. Il 20 e il 21 settembre Matera sarà protagonista di un evento unico promosso da Confindustria per omaggiare la capitale europea della cultura. Per la prima volta in assoluto la città ospiterà tutti i principali appuntamenti dei più importanti e rappresentativi organi di Confindustria, che porteranno a Matera le tante articolazioni, anche territoriali, i vertici associativi e i più prestigiosi nomi dell'imprenditoria italiana provenienti da ogni parte del paese. Il 20 e il 21 settembre Confindustria omaggia Matera 2019. Per informazioni confindustria.basilicata.it. Dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG, ripartiamo dalla politica, parliamo dell'accordo PD Movimento 5 Stelle in vista delle amministrative del prossimo anno a Matera. Petrocelli e Liuzzi dicono sì alla linea Di Maio, mentre Materdomini e Perrino escludono l'ipotesi. Sentiamo Michelangelo Russo. La verità la dirà il tempo, ovvero cosa accadrà da qui ai prossimi mesi. Sta di fatto che in vista delle elezioni comunali a Matera della prossima primavera, nel Movimento 5 Stelle lucano la spaccatura ormai è plateale. L'alleanza con il PD per dar vita al Conte Bis ha infatti aperto una breccia che da Roma sembra possa allargarsi a tutto il paese. Ma le aperture ad alleanze locali, magari mascherate di civismo, creano subbuglio, non soltanto nella base. Nei giorni scorsi, infatti, rispetto a ipotesi di stampa che immaginavano una riedizione dell'Alleanza Nazionale anche in chiave materana, sia il consigliere comunale Antonio Materdomini sia quello regionale Gianni Perrino sono saltati dalla sedia, mai e poi mai, a voler sintetizzare la loro risposta. Chiusura totale, almeno a sentire loro, perché i segnali che arrivano invece dai parlamentari lucani, in questo caso materani doc, ovvero Liuzzi e Petrocelli, sembrano essere di altro avviso. Se la prima, infatti, pur non facendo nessun riferimento alle elezioni comunali a Matera, ha rilanciato e approvato la linea Di Maio per un'alleanza col PD, ma senza simboli di partito, anche alle prossime regionali in Umbria, proposta coraggiosa e di buonsenso che sento di condividere, ha detto. Più esplicito invece è stato il senatore 5 Stelle Vito Petrocelli, che in un tweet ha affermato: «Io credo che la proposta di Luigi Di Maio sia giusta anche per le prossime amministrative a Matera 2020. Sostegno a un sindaco civico con un programma comune, liste senza impresentabili e legati al passato». Patto civico per Matera è dunque l'hashtag lanciato. Vedremo dunque chi lo raccoglierà e soprattutto cosa diranno ora Materdomini e Perrino. Al momento l'unica cosa certa è che la rappresentanza istituzionale del Movimento 5 Stelle appare spaccata in due e chissà l'elettorato.
E sono agitate le acque nel centrodestra lucano dopo le bordate del leader di Idea, Nicola Benedetto, che ha parlato di poltronificio. Leone e Rosa chiedono chiarezza, ma dal movimento dell'imprenditore materano non arrivano segnali distensivi. Sentiamo Mara Risola. Nella famiglia del centrodestra di Basilicata, dopo lo sfogo dei giorni scorsi del leader regionale di Idea, Nicola Benedetto, non è ancora tornato il sereno e non è detto ci tornerà a breve. Le diplomazie sono al lavoro per ricucire quanto reciso dalle parole dell'ex assessore regionale che nei giorni scorsi non si è lasciato sfuggire l'occasione di un incontro aperto alla stampa per lanciare il suo guanto di sfida. Poltronificio e generali stanchi, ha detto. Parole interpretate come uno strappo nei confronti della coalizione che lo scorso 24 marzo ha vinto le elezioni e che in tutto questo tempo non avrebbe trovato modo e tempo per ricambiare il favore del suo sostegno politico, magari con un incarico che ad oggi non è ancora arrivato. Gli attacchi dell'imprenditore materano non sono andati giù e i protagonisti della maggioranza di governo che ha Benedetto chiedono chiarezza. A partire dall'assessore regionale Rocco Leone. Benedetto deve stare bene attento a quello che dice, ha detto Leone alla Nuova. Noi siamo stati sempre dalla stessa parte, lui ci è arrivato da qualche mese, prima era nel centro-sinistra. Gianni Rosa, assessore all'ambiente in quota Fratelli d'Italia, chiede invece un linguaggio franco. Noi vogliamo rappresentare la politica del cambiamento, abbiamo fatto una campagna elettorale verso i cittadini dicendo che quel sistema che ha distrutto la Basilicata negli ultimi 20 anni è da rinnovare, cioè dobbiamo cambiare tutto da zero. È chiaro che i primi mesi possono forse far emergere qualche difficoltà comunicativa, quindi io dico nella sostanza che è meglio parlare tra di noi più che parlare sui palchi. Facciamo parte di una maggioranza, siamo un gruppo, quindi nell'ambito di un gruppo il buonsenso in primis vuole che ci si parli in maniera franca. Poi parlare franco non significa che bisogna essere d'accordo su tutto, voi dite, ma parlare franca significa affrontare i problemi e provarli a risolvere. Intanto dal fronte d'Idea non è arrivato alcun gesto distensivo. A leggere tra le righe il comunicato del vicepresidente Vincenzo Baldassarre, il movimento di Benedetto non sembra essere intenzionato a cedere. Al contrario, siamo una costola della coalizione, ha detto Baldassarre. Abbiamo sostenuto e sosteniamo Bardi, fin quando ci saranno pari dignità istituzionale ed equilibri politici nel rispetto dei rapporti di forza delle singole componenti, ha poi concluso. Il nostro movimento continuerà a supportare il Presidente, il suo governo e tutta la coalizione, condizioni che potrebbero riassumersi plasticamente in una pari rappresentanza nelle istituzioni. Il Premier Conte ripete che Matera è senza collegamenti veloci, ma la doglianza non basta, a sostenerlo il segretario regionale della UIL di Basilicata Carmine Vaccaro, ricordando che già da tempo CGIL e CISL e UIL di Basilicata hanno indicato al primo governo Conte le soluzioni, non solo il progetto della linea ferroviaria Matera-Ferrandina e l'ammodernamento delle linee ferroviarie Metaponto-Potenza-Salerno e Potenza-Foggia. Per Vaccaro bisogna puntare anche al raddoppio della potenza Melfi e la messa in sicurezza della Basentana. Il nostro interesse, conclude Vaccaro, è legato anche alle migliaia di posti di lavoro che si possono realizzare nei cantieri di queste e altre opere pubbliche, tra cui il completamento dello schema idrico Basento-Bradano per assicurare l'approvvigionamento irriguo. Nei prossimi 10-20 anni l'indotto del barile petrolifero genererà 10-12 miliardi di euro che possono a loro volta alimentare un grande piano infrastrutturale in grado di cacciare dall'isolamento la Basilicata. E siamo allo sport, il Potenza si gode il secondo posto in classifica e il suo difensore bomber Antonello Giosa, andato a segno dopo Catania anche a Bisceglie. Sentiamo Luigi Santopietro. È ufficiale, Antonello Giosa ci ha preso gusto. Dopo il gol col Catania arriva anche la firma sulla vittoria contro il Bisceglie. Seconda rete stagionale che a sorpresa issa il difensore potentino in testa ai marcatori rosso-blu. In assenza di attaccanti di ruolo, Murano escluso, ci pensa lui, il numero 14, il capitano senza fascia a trascinare la squadra. Sul campo, ma anche sotto la curva per festeggiare. Ma
Ma i gol segnati non sono tutto. Al via della seconda stagione con la squadra della sua città, il centrale rosso-blu si conferma perno difficilmente sostituibile. E le sensazioni di robustezza date dal ritorno di Josa lo scorso gennaio dopo 4 mesi di infortunio e qualche ricadutina bastarda sparsa qua e là sono corroborate da numeri pazzeschi. Per capire quanto il difensore incida sul rendimento della squadra, basta analizzare la differenza di rendimento del Potenza con e senza di lui. Il risultato è chiaro. Nelle 18 partite giocate in maglia rosso-blu da Josa, i lucani hanno centrato 9 vittorie, 8 pareggi, una sconfitta, per un totale di 35 punti, con una media che sfiora 2 a partita. Tanti? Pochi? Lo capiamo dal rendimento dei Leoni senza Josa in campo. 9 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte per una media di 1,42 punti. Per essere brutali, se Josa mette piede in campo, il Potenza parte già con mezzo punto in più. Tanta roba, ma il dato più incredibile è sui gol subiti. Nelle 18 partite con il difensore, il Potenza ha subito solo 5 gol, meno di uno ogni 3 partite. Senza Josa, le reti a passivo sono 30 in 26, più quella con la Virtus Francavilla per un totale di 31 gol subiti in 27 gare, per una media di 1,15 a gara. Un abisso. Per chi non lo avesse ancora capito, Josa è realmente un giocatore che fa la differenza, un muro di classe che rende impermeabile il Potenza. E sul progetto stadio, ora il Potenza spinge sull'acceleratore. In una conferenza stampa svoltasi stamattina, il presidente del club rossoblu, Salvatore Caiata, ha spiegato che nei prossimi giorni la società presenterà un invito ufficiale al comune e alla regione per programmare la realizzazione di una nuova struttura che possa ospitare il Potenza nel futuro. Torneremo sull'argomento nelle prossime edizioni del TG. E per questa edizione è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.